200-300 kg al metro, all'altezza di 1,10 e 100 kg a un'altezza di 2,5 metri. Nella fascia tra 1 e 100 e 2,5 il carico minimo viene stabilito attraverso il criterio di interpolazione dei carichi, cariche distribuite uniformemente sulla superficie della recinzione, chiaramente. Il valore di riferimento di 80 kg al metro quadrato viene aggiornato a 200 kg al metro quadrato nel caso di rischio di caduta. Inoltre, gli spazi presenti nel sistema di recinzione devono possedere dimensioni tali da non consentire il passaggio di una sfera. Ecco, questo quindi sono un po', diciamo, una normativa che va applicata non solo negli stadi, ma praticamente tutte le, anche qualsiasi campo di calcio, anche sotto 90 spettatori, lato spettatori, quindi di solito è lato tribuna, deve avere la recinzione a norma. Questi sono degli esempi. Noi, fra l'altro, essendo un'azienda a conduzione familiare, siamo un'azienda molto flessibile. Qui abbiamo, per esempio, una foto a sinistra, è stata la prima circa 10 anni fa in Friuli, dove abbiamo l'esigenza di seguire la recinzione, di far seguire la curva, e quindi siamo riusciti anche a contentare il committente per questo particolare. Ripeto, riusciamo, noi fra l'altro abbiamo all'interno carpenteria, quindi facciamo tutto all'interno, quindi riusciamo anche a risolvere problemi che hanno o il progettista o il committente. Questo per esempio è un esempio altro di una richiesta dove ci voleva una rete palloni con una misura di altezza abbastanza importante. Abbiamo risolto con dei pali, delle piantane integrate nella recinzione. Vedete anche il particolare. Questa è la versione 665, quella di prima, la versione 886, è stata anche questa chiaramente certificata. Ecco, poi le recinzioni, in questo caso la 665, non a norma, quindi vengono inserite sempre di più anche nei campi di calcetto, chiaramente perché ha delle caratteristiche, essendo pannelli rigidi, di durata, quindi resistono tranquillamente alle pallonate, resistono a quando si appoggiano i giocatori, i ragazzi a fare striking, e mi dicono anche alle, spesso ogni tanto purtroppo, a qualche mamma che si agita un po' troppo. Queste sono delle balaustre, proprio quella di sinistra è movibile, in quanto il palazzetto, la palestra è plurivalente polifunzionale, quindi per alcune attività viene rimossa e poi riposizionata. Questa è un'altra tipologia di balaustra, a destra, questa è norma, e a sinistra invece è multisport. Anche questo è molto diffuso. Ecco, noi siamo stati tra i primi in Italia a produrre i padel, e come siamo gli unici, chiaramente, come le aziende che lavorano in modo corretto, giustamente abbiamo tutte le certificazioni, quindi la certificazione sulla struttura e le prove del vento, la certificazione sul materiale zincato, certificazione che abbiamo anche sulle recinzioni per la verniciatura. Abbiamo una certificazione di 500 ore saline che corrisponde praticamente a una durata di 20 anni. Abbiamo anche UNI 1090. UNI 1090 stabilisce i criteri di esecuzione dei controlli per certificare c'è la propria produzione di opere strutturali in acciaio. Quindi tutte le procedure durante la, diciamo, nella linea di produzione che va dal materiale alla saldatura, tutto viene fatto con una certificazione che garantisce anche una qualità. Qui vedete qualche numero, 57 anni quasi, come dicevo prima, 58 di vita dell'azienda, quindi direi che è una garanzia. Il fatturato, i clienti che abbiamo finora in questi lunghi anni servito e 30 anni di esperienza nel settore proprio specifico delle recinzioni. Ecco, perfetto. Questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio tutti i colleghi presenti e gli amici che sono intervenuti. Grazie. Grazie Ezio. È tutto
Oppure anche qui, se ci sono delle domande, le potete porre in domande e risposte. Ora passiamo all'architetto Pietro Vittorio, che cosa ci parlerai oggi? Poi parlerò di sicurezza, anche è un argomento abbastanza lungo e complesso, però cerchiamo di dare il nostro contributo. Allora, faccio intanto la condivisione dello schermo. Dunque, lo mando già in presentazione. Sì, lo vediamo, ti confermo. Dovrebbe essere a posto. Lo vedete a schermo pieno? No, dovresti invertire anche tu. Adesso vediamo come. No, infatti, tra l'altro. Si è bloccato con l'apertura di PowerPoint. Ok, ma c'è qualcosa che non lo vedo io adesso. Ah, non lo vedi tu? No. Ok. Ah, sì. Se vediamo lì. Altrimenti possiamo anche andare avanti e nel frattempo sistemi tutto. Come sì, finisce? Meglio guarda, perché vabbè, non c'è facciamo così. Scusami, ma... Non c'è nessun problema. Sì, sta bene, grazie. Ok, andiamo avanti con Stefano Ottini. Stefano? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie mille della parola. Bene. E condivido lo schermo e inizio a fare sì. A dirvi qualcosa. Ok. Vai, perché anche il tuo tema è davvero interessante, sono curioso. Perfetto, allora. Perché poi diciamo che dietro, lo scopo appunto di questo progetto, dietro il concetto appunto della gestione dell'affidamento ci devono essere delle tecnologie a supporto. Quindi e questo è il messaggio che vuole lanciare ICE, ecco perché alterniamo dei contenuti attuali a quelli poi tecnici. Quindi okay. Caso vediamo l'applicazione dell'intelligenza artificiale nella videosorveglianza, quindi anche per i diretti interessati è un argomento molto, molto utile. Prego. Sì, sicuramente è un argomento molto caldo, molto in auge in questo ultimo periodo, l'intelligenza artificiale in generale, quindi che cosa è misurato di questa, diciamo, di questa tecnologia e siamo, siamo costretti anche noi nella parte come produttore di videosorveglianza, di apparati di videosorveglianza, a farne conto. Quindi vuol dire che l'intelligenza artificiale va un po' a soppiantare quella che è sempre stata la tecnologia a supporto della videosorveglianza, che è l'analisi video, l'analitica video intelligenza. Le differenze quali sono? Adesso andremo a vederle nelle varie slide. Faccio due parole proprio minime su quello che è la nostra azienda. La nostra azienda è si chiama Bettina SRL, è da circa 25, questa è una slide un po' vecchia, ma comunque sono 27 anni quest'anno che produciamo in Italia e sviluppiamo sempre in Italia, con la nostra ricerca e sviluppo, apparati per la videosorveglianza. Il nostro marchio registrato è GAMS. GAMS è una il marchio che distingue tutti gli apparati costruiti direttamente da noi, costruiti e pensati direttamente dalla nostra azienda. Abbiamo la sede a Saronno, dove c'è l'headquarter e tutta la parte produttiva, e poi abbiamo tutta una serie di filiali in giro per l'Italia. Cosa importante, visto anche gli interlocutori che partecipano a questo webinar, che la nostra azienda fornisce con la mia persona e con alcuni altri colleghi, quindi una divisione apposta, tutto quello che sono il supporto progettuale, consulenziale su quelli che sono con gli utilizzatori dei sistemi di videosorveglianza. Quindi ci occupiamo di formare e di informare i potenziali utilizzatori
quindi gli utenti finali, gli end users, chiamiamoli come vogliamo, e anche gli studi di progettazione, su dove sta andando la tecnologia e come noi la pensiamo e la diamo a disposizione di chi vuole mettere in pista una soluzione di videosorveglianza. L'attimo successivo gli impianti sportivi, quando e come utilizzarla, cioè io ho cercato di immaginare in base a quello che è la nostra esperienza, a quelle che sono state le collaborazioni con strutture sportive, quello che è a oggi il desiderato e quello che si può fornire. Ogni impianto sportivo che richiede il monitoraggio degli spettatori ai fini di sicurezza deve essere previsto un sistema TVCC. Il monitoraggio può essere identificativo o d'insieme. Ho differenziato queste due cose perché si può avere una telecamera, si utilizza un sistema di videosorveglianza più o meno spinto a livello di risoluzione, a livello di caratteristiche, in base a che cosa si vuole ottenere, quindi che cosa la control room o nel caso il DOS, quindi quelle che sono quella che è la struttura che tiene monitorato il sito, che tiene monitorati gli spettatori, i tifosi, quello che sia, che cosa vuole andare a ricevere, che cosa gli serve. Quindi il monitoraggio identificativo permette alle istituzioni preposte di identificare i soggetti in modo analitico e preciso. Si usano le telecamere ad alta risoluzione, con un sistema di registrazione e via dicendo. Monitoraggio d'insieme invece permette una visione generale dell'ambiente per intervenire ma con meno accuratezza. Si utilizzano telecamere meno costose, meno risolute, e un sistema di registrazione esattamente identico a quello di prima. Quindi la differenza sostanziale è che cosa si vuole ottenere dalla telecamera e quindi che cosa andiamo a mettere in campo. Questo è importante anche perché quando si parla poi di costi, quindi andiamo a mettere un sistema, ok, mettiamo le telecamere più belle in assoluto, il belle 4K, un sistema di registrazione incredibile, analisi video, intelligenza artificiale, poi dopo andiamo, alla fine noi lo vediamo perché poi riceviamo le richieste, poi vediamo anche gli ordini che purtroppo poi non arrivano quando tu fai un sistema bellissimo e non ci sono i soldi per poterlo mettere in piedi. Quindi è importante valutare bene che cosa utilizzare, come e dove. Dove serve si mette un sistema spinto, dove non serve o si fa un sistema misto, dove non serve è utile mettere delle altre cose, anche perché tutto poi passa da delle reti. Le reti informatiche sono degli imbuti, quindi se voglio far passare dei dati come quelli del video, bisogna di una rete molto molto importante. Quindi anche questo prevede una consulenza anche in questo caso. Ovviamente negli impianti sportivi di un certo tipo, ma anche in stadi, anche magari un po' più piccoli, ci sono delle control room, ci sono dei sistemi di registrazione fine a se stessi che poi vengono guardati in caso di problematiche, oppure c'è addirittura un DOS, una centrale operativa dedicata con la prefettura che guarda nell'evento, nel momento in cui c'è l'evento da controllare. E anche qui ci sono poi delle diverse valutazioni. Okay. La protezione video interna ed esterna prevede delle tecnologie differenti. Ti dico tutto questo perché sto arrivando pian piano poi a dirvi che cos'è l'intelligenza artificiale applicata nella videosorveglianza e come, diciamo, quali sono le differenze con anche un paio di video, ma sarò velocissimo. La protezione interna di un sito sportivo con telecamere prevede il continuo occhio dell'operatore della control room che controlla le varie aree di stadio. In questi casi l'intelligenza artificiale aiuta l'operatore attraverso algoritmi particolari per l'identificazione di un soggetto attraverso colore dei vestiti, somiglianze, uso di accessori tipo zainetto, borse o altro. E qui veniamo all'intelligenza artificiale, che cos'è applicata alla videosorveglianza. Sono delle schede di analisi, delle schede, praticamente che cosa fanno? In base a dei modelli che noi gli diamo, loro imparano che cosa noi vogliamo che ci venga restituito come dato, come alert, come allarme. Quindi la telecamera gli si dice: devi imparare che tutte le persone che entrano con lo zaino sulla schiena devono essere identificate, quindi devi avvisare. Magari tutte quelle con lo zainetto nero e non quelle rosse. Tutte le persone che non sono donne ma sono uomini. Questo lo fa l'intelligenza artificiale, cioè l'intelligenza artificiale
è un qualcosa che si dà in pasto alla telecamera, al sistema, alla scheda che c'è a volte all'interno delle telecamere, a volte è nei sistemi di registrazione, a volte è nei software, e gli si dice impara quello che ti voglio fare imparare io. Quindi è un qualcosa che non ha uno standard, cioè non c'è l'intelligenza artificiale, c'è, anche se confusa dentro nell'analitica video, poi vi dirò qual è la differenza, ma l'intelligenza artificiale è un qualcosa che si fa, lo si dedica, sono degli algoritmi customizzati per le singole situazioni. Ci sono aziende addirittura che hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per andare a verificare in un negozio di una certa importanza ogni volta che viene tirato via qualcosa dallo scaffale. Quindi è stata messa una telecamera che ha imparato che quella visualizzazione è quella, diciamo, corretta, quindi nel momento in cui manca qualcosa, che è nel caso specifico una scarpa, una borsa, quello che sia, deve generare un allarme dopo un tot di secondi. Anche lì impara un contesto, impara quello che vede, e questo è come l'intelligenza artificiale può essere applicata nella videosorveglianza. Nell'ambito sportivo può essere molto utile, perché se si va a cercare qualcuno, una segnalazione, un tifoso che ha un certo particolare abbigliamento che deve essere verificato all'interno di uno stadio da 80.000 persone, da 50.000, quello che sia, capite anche voi che andare a selezionare tutte le immagini una per una di un'ora e mezza di partita o magari del pre-partita e trovare la persona effettivamente con, come si dice, con quelle sembianze sarebbe una cosa inimmaginabile. Finisce lì dell'evento, finisce tutto, tu sei a casa e forse tu hai trovato l'immagine. L'intelligenza artificiale ti aiuta in questo assolutamente. Questo per l'interno. All'esterno, di un sito sportivo, le dinamiche sono molto diverse, possono essere molto utili anche altre tipologie di analitiche, soprattutto per la rilevazione degli assembramenti, di atteggiamenti sospetti, e come per l'interno anche l'identificazione di persone specifiche con caratteristiche tipo abbigliamento, colori e altro. All'esterno, quando non ci sono eventi, la protezione video permette di controllare il perimetro e l'eventuale intrusione ai fini vandalici. Anche qui è un altro tema, proprio per una questione di capire che cosa utilizzare e quindi andarlo a misurare in maniera corretta per evitare di fare Fort Knox quando non serve e quando poi ci creerebbe dei grandissimi problemi di flusso di dati sulle reti. Quindi abbiamo un impianto bellissimo, ma dobbiamo usarlo con il freno a mano tirato, perché non abbiamo pensato che la rete poi è lì che passa tutto quello che sono le immagini con le ultime tecnologie. Quindi all'esterno si possono utilizzare delle tecnologie sempre video, magari non così spinte come l'intelligenza artificiale, ma magari semplicemente con dell'analitica video. L'analitica video aiuta molto nel scavalcamento del perimetro, piuttosto che nell'assembramento di persone in un certo luogo, quindi quando io supero una certa massa di persone in una certa area mi devi dare un alert. Qual è la differenza tra l'analitica e l'intelligenza artificiale? L'analitica principalmente sono algoritmi che mi generano allarmi con una classificazione degli oggetti che mi devono generare l'allarme, e generalmente sono persone e autoveicoli. Fine. Non fa niente di più. Può essere più o meno evoluta, più o meno precisa, ma mi dice che un uomo sta scavalcando una recinzione, se la scavalca un cane non mi deve dire niente. Mi sta attraversando una certa via una macchina, la deve andare a catturare, quindi la prende in carico e mi dice che cosa fare. Quella, praticamente, l'analitica fa questo. Può essere utile in un esterno di uno stadio, non devo andare a vedere lo zainetto della persona, il colore della sua maglia, di chi è entrato, perché siamo ancora in una fase, diciamo, di pre-entrata all'interno dello stadio. A quel punto mi basta potrei utilizzare anche solamente l'analitica video, ma anche pensando a che cosa? Quando lo stadio è chiuso, quindi lo stadio o lo palazzetto o la piscina o quello che sia, io devo proteggere anche il bene che ho. Cioè, se io lo lascio lì due settimane senza farci eventi e mi entrano, mi vanno a spaccare i bagni piuttosto che altro, devo prevenire questo. A volte questa cosa non viene fatta e non viene pensata, ma è importante. Quindi nel perimetro
può passare tranquillamente una buona videosorveglianza con delle telecamere magari termiche sul perimetro, o l'analisi video semplice, quindi non andare a utilizzare intelligenza artificiale. E a questo punto io ho un sistema unico con due tecnologie, per l'interno e per l'esterno, che vanno poi a essere utilizzate dalla control room in maniera molto molto efficace. C'è una sostanziale, come vi dicevo, sostanziale differenza tra analisi video e intelligenza artificiale. La prima, attraverso diverse tipologie di algoritmi, permette di ricevere degli allarmi in cui vengono a verificarsi o ad essere infrante alcune regole specifiche, con una classificazione degli oggetti. Oggetti per noi sono persone e veicoli. La seconda invece sono algoritmi che vengono allenati a situazioni particolari, e dopo questa fase il sistema permette di ricevere qualsiasi dato stimolato dalla regola che è stata imparata dalla telecamera o dal sistema video. Vi faccio vedere in maniera molto semplice, questa è analitica, analisi video. Che cosa permette di fare? E qui vediamo come potrebbe permetterlo, vediamo se ce lo fa vedere. Questa è una telecamera dove è stata attivata una regola di attraversamento di una linea, recinzione. Qui c'è disegnata una recinzione in maniera virtuale con la classificazione Human Detection, quindi ha catturato la persona che sta arrivando. Questo sarebbe molto utile per la protezione quando i palazzetti sono chiusi. Come attraversa, diventa rosso, e questo ha generato un allarme verso il sistema, quindi potrebbe essere verso una vigilanza o verso chi. Il video va avanti, se lo vedete, anche per le auto. In questo caso è stata messa la vehicle detection, quindi la regola che devi andare a prenderla, le macchine. Potrei averla cabinata, ma le macchine in questo caso me l'ha catturata. Come entra nella cancellata, mi diventa rosso. Questo è una tipologia di analisi stupida da una parte, ma per farla funzionare correttamente, quindi fargli imparare che quello è una persona, non è un cane, non è un qualsiasi altra cosa, non è semplice. L'analisi video intelligente, anche lei, ha un percorso di sviluppo importantissimo. Questo è invece è face detection. In questo caso non è un riconoscimento facciale della persona che è il mio collega che sta entrando, ma qui mi dice: è entrato in quest'area qualcosa che ha le sembianze umane, quindi ha preso i 5 punti del volto, che sono occhi, naso, bocca e mento, e mi dice: guarda, lì è entrata una persona, in quell'area buia praticamente è stato riconosciuto il volto di una persona. Qui c'è la differenza tra quello che dicevamo, analisi video che fa questo, e l'intelligenza artificiale che invece mi permette di riconoscere le persone e andarle a matchare con una lista specifica piuttosto che altro. Allora lì abbiamo un'altra regola differente di intelligenza artificiale che ancora oggi in Italia, da quello che sappiamo, non è utilizzabile se non da diciamo strutture come la polizia, che può mettere mano a match di immagini, di volti, per poter andare ad analizzare e andare a capire se in quel mucchio di persone c'è quella persona. Però normalmente è un qualcosa che ancora la privacy non lo permette. Questa è un'altra regola ancora. Parliamo di analisi video. Intrusion. Io mi posso disegnare un'area, in questo caso è stata disegnata l'area intorno a questa macchina. La persona che arriva viene catturata dal sistema, come si avvicina a un'area che potrebbe essere qualsiasi cosa, mi genera un allarme. Qui parliamo sempre, come vi dicevo, di analisi video. Quindi l'analisi video e l'intelligenza artificiale, tenete conto, nella videosorveglianza sono due cose una è l'evoluzione dell'altra, ma ha delle caratteristiche completamente diverse. Una deve generare degli allarmi in maniera semplice con una classificazione di persone, auto e biciclette, cioè qualcosa di specifico e di riconoscibile. L'intelligenza artificiale nella videosorveglianza ti può dare molti più dati, la puoi allenare a fare mille cose, e gli puoi dire: fammi ritornare dei dati in base a quello che è stato l'allenamento che ti abbiamo fatto fare. Quindi questo è importante. Qui
l'approfondimento di algoritmi di intelligenza artificiale che cosa fa? Il sistema individua sulla scena la presenza o il transito di diverse tipologie di oggetti, quindi qualsiasi cosa e persone, crea un evento quando sulla scena si verificano condizioni precedentemente impostate, consente la generazione dell'evento solamente qualora persone o oggetti sulla scena presentino determinate caratteristiche predefinite per analisi ancora più dettagliate, permette di identificare e tracciare in modo univoco persone e oggetti che sono presenti o transitano sulla scena, ed è possibile attivare un'analisi di intelligenza artificiale su tutta la scena oppure solo su una parte di essa, anche a seconda del tipo di condizioni che si verificano. È possibile identificare persone tramite meccanismi di face recognition se i soggetti sono presenti in una determinata banca dati, quindi quello che dicevo prima, ma solo se si è autorizzati, solo in determinate situazioni. Migliora le performance di analisi e di elaborazioni. Il software consente di impostare da remoto le sorgenti video. Quindi, che cosa permette di fare? L'intelligenza artificiale la posso applicare alle immagini anche nel post registrazione, quindi io ho registrato delle immagini in un impianto sportivo, le immagini sono tutte nel mio storage, io a quel punto gli faccio, applico le regole dell'intelligenza artificiale che ho impostato, allenato a quelle immagini e mi faccio tirare fuori tutto ciò che mi serve, per il quale le ho allenate. Che cosa? Sì, prego. Sì, va bene, sono dei concetti molto, molto interessanti. Perfetto, io ho finito, ho ancora due slide per dirvi l'intelligenza artificiale, la TVCC, diciamo che tutto ciò che sono metadati, quindi che sono dati che arrivano attraverso ciò che mi procura l'intelligenza artificiale, l'analisi video, quello che sia, mi arrivano questi metadati, io li posso correlare anche con gli altri sottosistemi di sicurezza, quindi dire in base a un'immagine che mi è arrivata della TVPC o in base a un'intrusione in una certa porta, in un certo lato dello stadio, la telecamera con quell'allarme, la telecamera si sposta e mi va a inquadrare quella situazione, mi analizza la persona che è entrata, con l'intelligenza artificiale verifico se c'è uno zaino o piuttosto che no, se c'è una spranga, se c'è un movimento che è sospetto, quindi anche i movimenti possono essere, si può allenare l'intelligenza artificiale a comprenderlo. E tutto questo andare a correlarlo con tutto quello che sono i sottosistemi di sicurezza. Per fare ciò esistono delle piattaforme, SIM, che sono delle piattaforme che riescono a fare correlazione tra tutte queste cose che vi ho detto, e l'intelligenza artificiale sempre di più a oggi è tantissimo applicato alla mobilità veicolare nei parcheggi, nella viabilità urbana. Tenete conto che per andare a verificare il movimento di biciclette, macchine, motorini, autobus in strade, in viabilità tipo quella di Roma, ci sono sistemi di intelligenza artificiale che danno informazione al comune quando ci sono delle cose che non vanno nel movimento, nella normale viabilità urbana. Una bicicletta in corsia di sorpasso in una strada sulla circonvalazione, si chiama tangenziale di Roma, così, ecco, praticamente possono essere delle cose che pericolose e per il quale come le vado a identificare? Cioè posso tenere l'occhio su tutta la tangenziale con le telecamere? No. Telecamera è lì che guarda, l'operatore sta facendo, guardando le altre 1000, 2000 telecamere, gli alert devono arrivare in automatico, quindi qualcosa che mi identifica che è una bicicletta che è in una posizione sbagliata lo fa l'intelligenza artificiale. Io ho cercato di riassumere quello in brevissimo tempo, quello che ho potuto, quelle che sono le differenze e come poter utilizzare l'intelligenza artificiale. Voglio far presente una cosa, chi è sta partecipando al webinar, se dovete realizzare, proprio per quello che dicevamo all'inizio, ci sono tanti impianti sportivi da riqualificare, ci sono degli impianti sportivi da fare nuovi, utilizzate e confrontatevi con aziende che vi possano dare consulenza specifica quando si parla di videosorveglianza,
e darvi praticamente lavorarci insieme con anche gli studi di progettazione di architettura, perché poi quando l'impianto viene progettato e viene